La provincia di Arezzo è ai vertici nazionali per l'aumento dell'export nel primo trimestre del 2019, secondo i dati Istat. Ma è la Camera di Commercio di Arezzo e Siena a dare una lettura diversa, seppur positiva, rispetto al trionfalismo dal quale è meglio prendere le distanze. Il dato finale aggregato è un più 23%. Che matura prevalentemente per quanto riguarda il comparto dei metalli preziosi, quindi i lingotti, che fanno segnare addirittura un più 40 rispetto al periodo precedente. Bisogna però considerare, per mettere in giusta luce questi dati, che veniamo da uno scorcio di 2018 con un pesante arretramento di quelli che erano gli indicatori dell'export. Io vorrei ricordare, la moda aveva chiuso con un regresso di due cifre, meno 15%, l'oreficeria aveva avuto un andamento abbastanza incerto, quindi questo è un rimbalzo. Ci dobbiamo abituare ad un andamento molto altalenante della nostra economia, perché ci sono vari fattori che ne condizionano l'andamento. Per esempio, per quanto riguarda questa progressione importante dell'oreficeria, c'è una richiesta a livello mondiale dal sistema bancario, a livello mondiale, di oro da investimento, quindi potrebbe essere anche questa una spiegazione. Peraltro vi è un aumento del valore dell'oro importante in questo periodo che può spiegare questa progressione così importante. Il mio invito è sempre a soppesare bene questi dati che escono periodicamente dall'Istat, anche perché l'arco temporale che noi prendiamo a riferimento è solo un trimestre, quindi l'arco temporale da prendere a riferimento per avere un'indicazione più solida è ovviamente un arco temporale più allungato, almeno un anno. Qui si parla di un trimestre che viene a seguito di un periodo molto molto incerto anche per il nostro export. Quindi ben vengano i segni positivi, non c'è dubbio, ben vengano per una provincia molto esportatrice come la nostra, però è sempre, ripeto, da soppesare e ponderare bene il dato e va visto su un periodo sicuramente più allungato.